Che sia una sorpresa, però devo fare un piccolo preambolo. C'è un'associazione che si chiama Europeus, che è nata nel mese di marzo del 2012 qui a Roma, che ha come principale obiettivo quello di promuovere l'integrazione dei cittadini europei rumeni all'interno dell'Unione Europea attraverso attività culturali e campagne di informazione e formazione. Io vi presento la vicepresidente di questa associazione, che è Stelluzza Floristean. Eccola qua. Me la presento. Perché è piaciuta la torta lui, ci viene Vandasit. Avete capito, insomma, no? Ecco. E oltre ad essere la vicepresidente, lei è anche una cantante professionista, è una delle voci della tradizione rumena all'estero, vive e lavora in Italia da tanti anni, dimmi se sbaglio, però si sposta spesso in Romania, dove partecipa a festival regionali e anche nazionali. Pensate, nei prossimi mesi è prevista anche l'uscita del tuo primo album, eh? Sì. Tanti auguri, perché questo credo che sia un bellissimo obiettivo raggiunto. Ha un repertorio con tante canzoni e ballate che raccontano in qualche modo la nostalgia del paese che si è lasciato. È così? Sì, è la nostalgia. Nuovo il mio album che arriva a Păreași, spero che la următoare întâlnire o să l-am, să vi-l pot da la fiecare. Sì, passano i sottotitoli. Albumul meu poartă numele de Niciun dor nu e așa greu ca dorul de satul meu. Ăsta este titlul albumului, pentru că l-am făcut, dragii mei, muncind aici, în Italia. Aici l-am făcut. Parole sante. Allora, che cosa ci fai ascoltare? Am venit din Bucovina cu o țărănească, cu o bătută, frunzuliță, iarbă, creață. Haideți să încingem horă mare, așa ca la români. Haideți, Doamne ajută! Risposta esatta. Bene, andiamo con la musica. Grazie. Ascoltiamo Stelluzza, eh? Sì. Mi raccomando, eh?